Ilaria, intanto complimenti, perché io credo che di fronte ad un dramma del genere non so cosa possa spingere una donna a combattere così come hai fatto tu, come avete fatto voi. Il ricordo di mio fratello, l'ultima volta che l'ho visto morto sul tavolo dell'obitorio, e il suo corpo martoriato, ricordo che continuavo a fissare quel corpo, quel volto, l'espressione di quel volto, cercando di trovarvi un particolare, qualcosa che mi facesse capire cosa era accaduto, cos'è che l'aveva ridotto così. E mi ricordo che osservando quel volto continuavo a chiedermi quale essere umano poteva aver fatto una cosa del genere ad un suo simile. Ecco, il motore di tutto questo, di questi 9 anni, di bocconi amari, di sacrifici, di dolore, è stato quello, Stefano, e la promessa che gli feci l'ultima volta che l'ho visto, mentre allungavo la mano cercando di toccarlo, e dentro di me, senza riuscire nemmeno a piangere perché sembrava tutto talmente assurdo per essere vero, gli chiesi scusa, gli dissi: scusa Stefano, non ti ho protetto, però ti giuro che non finisce qui, chi ti ha fatto questo dovrà pagare per quello che ha fatto. E oggi, anche se in tanti momenti ho temuto che non sarebbe mai arrivata alla verità, oggi posso dire che ci siamo, ecco, anche per mio fratello, che di giustizia è morto, ci sarà giustizia. Ti sei sentita sola quante volte? Ah, tante. La sensazione di solitudine mi ha accompagnato per un lunghissimo periodo, fin dai primissimi istanti, dopo la morte di Stefano, che tra l'altro ci fu comunicata dopo 6 giorni che non lo vedevamo tramite la notifica di un decreto di autopsia. E ricordo che ci recammo con i miei genitori al Pertini, dove Stefano è stato posto in stato di isolamento fino al giorno della sua morte, e continuavo ad insistere, a chiedere ad un agente che era uscito fuori come era potuto accadere. Mio fratello in fondo stava bene 6 giorni prima, e lui all'insistenza delle mie domande alzò le braccia e disse: controllate, le carte sono in regola. Il mio mondo in quel momento è crollato addosso, io che mi fidavo delle istituzioni al punto tale da affidare loro la salvezza di mio fratello di fronte a quello che percepivo, sbagliando, ma in quel momento come un mio personale fallimento di sorella, non aver capito che c'era un problema, e venivo improvvisamente non solo abbandonata da quelle istituzioni, ma addirittura esse diventavano le mie peggiori nemiche. Eppure c'è stata un'Italia, quella silenziosa, che non ha mai creduto il contrario. Forse da qui è arrivata la vera forza per te? Assolutamente sì, dalle persone che all'inizio eravamo in pochi, poi siamo diventati sempre di più, ed oggi sono persone che ogni sera, tutte le sere, da ormai più di un mese, riempiono le sale di vari cinema in tutta Italia per conoscere la storia di Stefano. Attenzione, la storia di Stefano che va oltre il caso Cucchi, che ormai è noto alle cronache, ma conoscere chi era Stefano e come è potuto accadere che morisse in quella maniera. E questo è un valore enorme, è ciò che ci dà la forza di andare avanti, le persone normali. Grazie.